Grazie Andres, do la parola a Gianni Rinaldini, ex segretario generale della VioMe e ora presidente della Fondazione Sabattini, che rappresenta appunto il mondo del lavoro e la rappresentanza sindacale del mondo del lavoro metalmeccanico in Italia. Io voglio dare un contributo anche a partire da un dato della storia politica e sociale del nostro paese, dove la cooperazione, le cooperative sono stati un elemento importante dall'inizio del Novecento. Erano parte di un sistema, che prevedeva le cooperative, il municipio e il partito, che allora era il Partito Socialista, poi diventato partito. Era un sistema, e dentro questo sistema è cresciuta l'esperienza cooperativa, che era legata ad un'idea di contribuire al superamento del capitalismo. Questa esperienza ovviamente che ha segnato profondamente nel tempo è diventata un'altra cosa. Ci vorrebbe tempo per spiegare, però nella mia città dove abito, che è a Reggio Emilia, lunedì si aprirà un grande processo sul rapporto, tra le altre cose, sul rapporto tra la criminalità e la cooperazione. Assomiglia alla vicenda di Mafia Capitale, ma non è una questione solo di Roma. In una regione come l'Emilia Romagna, che è sempre stata la forza della cooperazione del PC, siamo al punto che tra qualche giorno ci sarà un grande processo che coinvolge in particolare le cooperative di produzione e lavoro, cioè quella dove i lavoratori sono tutti soci, perché di forme di cooperative ce ne sono tante. Le cooperative di consumo sono un'altra cosa, le cooperative cosiddette di secondo livello sono una cosa diversa rispetto al rapporto con i contadini. Così come esistono cooperative dove non tutti sono soci, c'è una parte che sono soci, ma con lo sviluppo ci sono altri lavoratori che sono semplicemente lavoratori dipendenti. Quindi sono diverse le forme di cooperativa. Ragioniamo sulle cooperative produzione e lavoro. Ora, questa, se vogliamo, faceva parte alle origini di una fase offensiva, non di carattere difensivo, stava dentro ad uno schema di... Oggi a me pare che ragionare sulla cooperazione, sulle cooperative, noi ragioniamo essenzialmente sul terreno difensivo. Come prima veniva detto, la difesa del posto di lavoro nelle fabbriche che falliscono e che si tenta di recuperare. Su questo ci sono alcune esperienze nel nostro paese, non tante, non è particolarmente sviluppata questa esperienza nel nostro paese, però ha questa caratteristica. Dopodiché, a mio avviso, questo è un fatto importante che va esteso. Credo che ci siano settori e aree particolari dove sono possibili esperienze cooperative e di autogestione importanti per quello che possono significare. Non sono per mitizzare la questione dell'autogestione e delle cooperative.
come dire, un modello che cresce come alternativo rispetto al sistema. Sono cose, a mio avviso, tra loro diverse. Io insisto, sono totalmente d'accordo in operazioni di recupero di cooperative, fabbriche, difesa del posto del lavoro. Altra cosa è mitizzare una questione più delicata. Lo dico a partire anche dall'esperienza del nostro paese sulla cooperazione, perché il problema è che cosa succede quando le cooperative diventano grandi e non parli più di piccole cooperative. Qual è il rapporto con il mercato? Qual è il rapporto con lo Stato? Come funziona l'autogestione? Diventando grandi spesso, come sta nella nostra esperienza, significa agire non solo sul piano locale ma anche sul piano internazionale. A quel punto, il versante formale, che la cooperativa funziona con una testa, un voto, non è vero che garantisce l'autogestione, perché si determina nella gestione delle imprese che assumono determinate caratteristiche diverse funzioni e diversi ruoli. Io lo dico perché dal versante sindacale, dato che ovviamente ho fatto il sindacalista, noi ci siamo spesso scontrati con la cooperazione e con l'idea che, dato che c'è l'autogestione, nella cooperativa non ha senso sindacato. Ma scontrati nel senso pesante, nel senso che dietro quell'ideologia non è vero che l'assemblea dei soci, quando le aziende sono di certe dimensioni, che decide rispetto alle imprese. I livelli di informazione, di comando, di gestione finanziaria, eccetera, determinano inevitabilmente in un sistema come il nostro un processo che porta a livelli di gerarchizzazione. Per arrivare al punto che tu, con la scusa dell'autogestione, casomai decidevi livelli retributivi dei lavoratori inferiori a quelli degli altri lavoratori delle aziende private, dicendo che questa era espressione dell'autogestione dei lavoratori, sia nel settore industriale sia nei settori dei servizi. Le cooperative di pulizia, che in gran parte sono lavoratori stranieri, che si iscrivono come soci perché gli dicono: se vuoi lavorare devi iscriverti come socio, che vengono chiamate cooperative. E formalmente è l'assemblea che decide per quanto riguarda le retribuzioni molto misere di questi lavoratori. Però, per ragioni di tempo, io la dico così: attenzione, che una cosa è ragionare sulla cooperazione come elemento di difesa, di recupero, e lì costruire, a seconda delle situazioni, livelli reali di autogestione. Non stiamo a pensare ad una cosa che rappresenti, come dire, un modello che sta crescendo, che è sostitutivo da quello del capitalismo. Questa non mi pare che sia oggi il ragionamento sulla cooperazione. La cooperativa, nel momento in cui assume le terre, non sono grosse novità rispetto anche alla discussione tra i classici sulla cooperazione, che quando poi assumono determinate caratteristiche, cioè diventano grandi cooperative, inevitabilmente sono chiamate a fare i conti con quello che agisce come sistema complessivo. E a quel punto può essere che, venuto a mancare, come è successo nel nostro paese, l'orizzonte del cambiamento della società, si trasformino in certi casi in una cosa peggiore. Uno che lavora nel settore dell'edilizia, ho concluso, visto che nell'edilizia tutto funziona con appalti, subappalti e appalti dei subappalti, le cooperative di produzione e lavoro hanno fatto né più né meno di quello che hanno fatto le imprese private.
e nel momento in cui hanno assunto quello schema per stare nel mercato, ovviamente nella logica di appalti, subappalti, appalti dei subappalti si è insinuata anche la criminalità, da cui non è esente il movimento cooperativo rispetto ad altri soggetti. Potremmo fare altri esempi? Le cooperative sociali che cosa sono? Che ruolo stanno assumendo se non quello di prendere i servizi che vengono dismessi dal pubblico perché nella cooperativa sono pagati meno e hanno casomai orari superiori? Quindi corre il rischio che a partire da un'operazione che aveva una finalità di un certo tipo, oggi ti trovi di fronte, almeno nel nostro paese, assieme ad esperienze positive che, insisto, io sono per difendere, valorizzare e organizzare anche nei rapporti tra le diverse esperienze, senza che ci sfugga il dato di carattere generale di che cosa significa. E questo è presente anche, io veramente chiuso, quando ho gestito una vertenza in cui i lavoratori erano sul ponte a Milano che si buttavano giù, poi non si buttavano, insomma, facevano finta di buttarsi giù per risolvere la vertenza, quando poi riunì quei lavoratori che erano andati sul ponte, ho detto: oh, ma fuori stanno discutendo dei volantini che dicono che voi volete fare la cooperativa. Loro mi hanno detto: col cavolo che facciamo la cooperativa, a parte il fatto che era una fabbrica con impianti enormi eccetera, noi vogliamo trovare una soluzione che garantisca il posto di lavoro. Se poi questa non c'è e non raggiungiamo questo obiettivo, siamo costretti a vedere un'altra soluzione, ma il nostro obiettivo è puramente un obiettivo che vuole costruire queste condizioni. Insisto però, per non essere confuso, Reggio Emilia, da dove arrivo io, è la città più cooperativizzata d'Europa, è la città più cooperativizzata d'Europa, è la città dove si discusse della cooperazione integrale, dal consumo, dalla produzione al consumo. Pensate che altro che nasce questa storia. Oggi siamo di fronte ad una cosa che ha assunto significato totalmente diverso, con uno sbandamento tra la gente, soprattutto gli anziani come me che hanno vissuto quella storia, che adesso non ci capiscono più niente su quello che sta succedendo, non ci capiscono più niente, sono semplicemente amareggiati, incazzati, ognuno ritirato nel suo privato e compagnia. Quindi io dico, importante rilanciare un ragionamento senza però, attenzione, perché bisogna anche fare i conti con un'esperienza che c'è stata e che ha dato risultati alla fine negativi, e noi non vogliamo ripetere quel percorso, vogliamo tentare di costruire una cosa diversa, e su questo va approfondito quali sono i paletti che permettono di garantire che questa esperienza non riproduca vicende che hanno caratterizzato, almeno in Italia, anche la storia del movimento operaio. Grazie Gianni.